Ciao a tutti ragazzi e come promesso eccoci qua per un nuovo appuntamento con Racing Time. Dunque, lanciamo subito la sigla del serale perché poi ho una puntata dove devo dirvi alcune cose che riguardano Leclerc che potrebbero essere interessanti in ottica aspettativa da questo Gran Premio e poi appunto daremo un'occhiata più da vicino a questa pista. Sigla! Vi accorgerete in questa puntata che vado un po' spedito, eh? Allora, Leclerc ha confermato che sono stati discussi i problemi con Sainz e che dovrebbe essere tutto a posto adesso, quindi vedremo, lasciamo parlare la pista. Però ha detto anche che lui un po' di attesa ce l'ha per questo Gran Premio, perché è un Gran Premio fatto di frenate importanti, di riaccelerazioni. E questi sono punti dove la Ferrari va abbastanza bene. E poi ha sottolineato come questa F2024, per il momento la chiamiamo ancora così, soffra un po', come abbiamo sempre detto, nelle curve di media o media-alta velocità a lunga percorrenza. Quindi, quando c'è un tornantone lunghissimo, una curva che gira tanto su se stessa e si sta tanto tempo in curva con la vettura, ecco, la Ferrari soffre, l'abbiamo visto tantissime volte, soffre tanto. E qui è ottimista perché? Perché c'è solo curva 6 che ha queste caratteristiche. Le altre 9 curve del tracciato non sono così. Quindi c'è un po' di ottimismo nel pilota della Ferrari. Speriamo che questo si traduca in risultato. Poi non ne abbiamo parlato, ragazzi, ma in questi giorni a Maranello c'è stato il Family Day ed è stato veramente un successo, come potete vedere da queste immagini. Una cosa che mi ha fatto piacere sapere e vedere, non perché ci sia stato, dalle immagini ovviamente, è che c'era anche la dirigenza che è scesa in mezzo ai familiari di tutto il personale della Ferrari, non impegnato ovviamente nei campi di pista, perché in parte già alcuni ragazzi erano fuori, e quindi sono scesi lì e sono stati un po' con la gente, e con le mamme, i papà, eccetera, eccetera, a parlare e anche a confrontarsi. Questa è una cosa che un po' fa piacere, ma continuo a dire che ci vuole una presenza maggiore della dirigenza in Formula 1, soprattutto nei momenti che contano, quelli politici. Bravo oggi Vasser ad aver puntato i piedi e averlo detto pubblicamente. Queste sono cose che prima o poi vanno a segno. Prima di parlare delle caratteristiche della pista, adesso vi voglio far vedere la classifica della F1 Fantasy con in testa il gruppo che si è riavvicinato. Evidentemente gli altri hanno avuto gli aggiornamenti, perché Passerotti Squamati guida sempre la classifica praticamente da inizio anno con 2289 punti, però a pochi punti adesso c'è BK Scuderia 3 2263, Penna Gialla 2221, cioè tutti i primi si sono riavvicinati. Questi sono i primi 10. Adesso passiamo a parlare delle caratteristiche di questo circuito piccolissimo e molto molto veloce, si gira in poco più di un minuto come potete vedere da questo grafico. Tiriamo fuori la manina che fa sempre comodo, eccola qui. Allora, si gira in poco più di un minuto, le gomme scelte sono le più morbide dell'intera gamma. Abbiamo 71 giri da fare e vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questa pista. La trazione è, a mio avviso, anche un po' più importante di due, perché ci sono punti dove conta tantissimo, ed in particolare, ragazzi, curva 1, curva 2, 3, qua quello che è, perché curva 2 in teoria sarebbe questa, poi quest'altra curva qua sotto, qui la trazione è molto molto importante. Praticamente abbiamo già parlato di metà pista, io darei almeno un punticino in più. Poi
L'asfalto ha un grip medio, l'abrasione dell'asfalto è importante, e qui teniamo conto che ci sono le mescole più morbide, l'evoluzione della pista è nella media, lo stress sugli pneumatici idem, le frenate per mezza pista sono molto importanti, quasi frena forte, però poi basta più perché comunque le altre sono curve abbastanza veloci, diciamo, dove c'è un delta tra la velocità di ingresso e quella d'uscita molto bassa. Poi tutto nella media, anche spinta laterale e downforce. Quindi non una pista che richiede tantissimo a livello di aerodinamica e a livello di meccanica, forse chiede molto di più a livello di motore. E qui un po' chi sta utilizzando in questo periodo la parte elettrica della più meglio degli altri potrebbe avere un piccolo vantaggio. Adesso ragazzi vi lascio, scusate il video breve, ma vi ho spiegato un po' come sto messo durante questo weekend, che è un po' più lungo degli altri. Vi lascio alla descrizione del circuito fatto però 2 anni fa, quindi non ci sono le vie di fuga in curva 9 e in curva 10, le vie, una striscia piccolissima con la ghiaia che eviterà tanti track limits, e quindi tenete conto che un'analisi fatta con i mezzi del 2022, non mezzi F1, mezzi tecnici da parte mia, con quello che io facevo allora come analisi, oggi la farei diversamente, però sfruttiamo quella che almeno qualcosina di buono ci abbiamo. Vi volevo dire che io non potrò fare la diretta né venerdì né sabato, forse la farò la domenica, comunque in ogni caso date un occhio a quella che fa Daniele, perché lui è in gamba. E nulla, questo è quanto, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio con un bacio, un abbraccio, vi lascio alla mia descrizione della pista, e vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e attivare la campanellina. Ciao ragazzi, ci vediamo prestissimo. Parliamo un pochino della pista dell'Austria e delle sue caratteristiche. Vi dico subito che è una pista che non mi fa impazzire dal punto di vista della guida. Come potete vedere dal disegnino ci sono solamente 10 curve, di cui la prima è intitolata Niki Lauda. Il settore che io preferisco di più va da curva 6 a curva 10, da lì in poi sono tutte interessanti, per il resto è una pista abbastanza banale. E le zone DRS saranno 3, da curva 10 a curva 1, da curva 1 a curva 3 e poi da curva 3 a curva 4, praticamente i tre rettilinei principali. Allora, iniziamo subito il giro. Prima curva, la curva Niki Lauda, curva 1. Allora, è una curva in cui vedrete i piloti tagliare tantissimo il cordolo interno, però poi sarà importante anche l'uscita. Vedete, c'è questo dissuasore giallo che potrebbe diventare pericoloso per il fondo delle vetture 2022, in quanto se si esagera con l'uscita lì si può fare del danno sotto la vettura. Quindi questa sarà una delle curve chiavi, anche perché uscire benissimo da questa curva, quindi portare dentro una curva una buona velocità di percorrenza, una velocità minima di percorrenza abbastanza alta, garantisce poi una buona percorrenza del rettilineo che c'è subito dopo. Poi, dopo questo lungo rettilineo, si arriva alla Remus Curve, ovvero la curva numero 3 del tracciato che vi ho fatto vedere poc'anzi. Allora, questa curva ha una frenata netta e poi alla fine un tornantino leggermente più aperto del solito. I piloti frenano poco prima dei 50 metri, più o meno ai 65 metri, per rendere un'idea. Poi, altra curva molto simile è curva 4. È una curva un po' più ampia ed è importantissima l'uscita. Se ci fate caso dalla mappa della pista, vedete, si tratta di due curve molto molto lente. L'uscita di curva 4 è molto importante. In questo caso il cordolo è abbastanza basso, si dovrà fare scorrere la vettura sfruttando anche la parte colorata di verde, così come sta facendo qui Leclerc in occasione della sua pole position su questo circuito. E
Bisogna però stare attenti a non esagerare andando troppo verso destra per il semplice motivo che c'è la sabbia, quindi si rischierebbe di rovinare fondo e di fare una uscita deleteria anche per il resto della vettura. Poi si arriva alla parte più interessante. Qui siamo a curva 6. Qui conta tantissimo, fortunatamente, di nuovo il pilotaggio. Qua i piloti, secondo me, in questa serie di due curve in successione, curva 6 e curva 7, si iniziano a divertire tantissimo per quel che riguarda la guida. Qui il bello di queste due curve è che scali fino a dentro e poi devi mettere giù lasciando scorrere la vettura e cercando di uscire con quanti più chilometri orari possibili. Stesso discorso per curva 9, la curva dove c'è l'ingresso ai box. I piloti vanno a frenare fino al punto di corda. Idem curva 10, dove praticamente i piloti scalano l'ultima marcia esattamente qui. È importantissimo da qui uscire forte, però si deve stare attenti a non lasciar scorrere troppo la vettura verso l'esterno, perché qui ci saranno le penalità date per i track limits. Uscire fortissimo da qua poi permette ai piloti di andare lanciatissimi sul dritto che porta a curva 1 per un nuovo giro. Come vedete, non è stata una descrizione lunghissima o piena di dettagli come in altre occasioni, perché appunto la pista non è complicatissima. Io non ci ho mai girato dal vivo, però l'ho provata diverse volte al simulatore e onestamente non mi esalta neanche un po'.